2012 le immagini del circuito interno dimostrano che non sono quelle della regia, dimostrano come in effetti l'impatto sia stato forte. E un puntino in alto a sinistra del teleschermo, vedete che attraversa tutta la pista. Purtroppo lì la via di fuga è in asfalto e la dinamica, adesso magari la potrete rivedere, fa sì che la moto lo preceda ad altissima velocità su quelle protezioni bianche che ci sono a destra, sono dei materassi pieni d'aria, impatta coi materassi, torna indietro, mentre Salom sta arrivando ormai svincolato dalla moto e purtroppo c'è l'impatto tra la moto e il pilota, quindi purtroppo è una morte successiva alla caduta che ci pone